800 i curricula inviati per concorrere alla selezione del personale da inserire nel McDonald's di Chieti Scalo. Poco più di 100 hanno superato il primo step. Ma per arrivare all'ambito traguardo, cioè 50 posti in palio, questa mattina, sotto un bel sole, il manipolo sorridente e pieno di entusiasmo si è diligentemente messo in fila per il colloquio vis-à-vis. Dall'esito dell'incontro dipenderà il futuro di questi giovani e non solo, laureati e non, ragazzi e ragazze, tutti con almeno un lato in comune. Sono pronti a mettersi in gioco per trasformare il miraggio in contratto. Vediamo e speriamo, ecco. Intanto una prima selezione l'hai passata. Certo. Quanto ci speri? Ci spero abbastanza, diciamo, per entrare comunque in una grande azienda, che è una multinazionale. Perché vuoi lavorare a McDonald's? Perché, visto la situazione economicamente, l'Italia stiamo senza lavoro, quindi approfittiamo. Cosa ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto che esperienza ho avuto precedentemente, come se ho già avuto l'HCCP, il libretto, dipende se anche sono disposta a fare il turno di notte, queste cose qui. E tu quanti anni hai? Ne ho 21. E vivi qui? Sì, sono di Chieti Scalo. E hai esperienza nel campo? No, ho fatto tirocinio come cassiera, quindi diciamo che in questo campo non sono proprio molto esperta, ecco. Quanto c'hai voglia di andare a lavorare alla McDonald's? Tanta, perché comunque in periodi che ci sono adesso non si trova niente, io mi arrangio a fare tutto. Quello che trovo faccio. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Che studi hai fatto? Ho studiato comunicazione ed economia, c'ho laurea triennale specialistica. E sei in fila per lavorare a McDonald's, questo come ti fa sentire? Un'altra domanda? Sono molto soddisfatto di questa giornata, perché vedere così oltre 100 persone presentarsi per fare un colloquio può fare solo piacere a me e al marchio McDonald's. Cerco delle persone educate, solare, a cui piace lavorare in team. Non è... importante avere esperienza, perché entrando in McDonald's c'è tutto un percorso di formazione. Dai primi colloqui che ho fatto stamattina ho notato che anche persone superando l'età di 30 anni non hanno mai avuto un contratto di lavoro. Dunque io sono già orgoglioso di fare un primo contratto di lavoro. Se vedo delle persone motivate sul ristorante di Chieti possono diventare manager, direttore, hostess. E anche, perché no, entrare nello staff dell'ufficio.